via, tu vai via, ma tornerai, perché sei mia, mia. Dove vai, che sei mia, quanto non lo sai. Quanto ti ho sentito mia. Benvenuti a questa nuova puntata di Il palco è tuo. Questa volta è vostro, dovrei dire, perché sto parlando di una band che si chiama Sette Grani, perché i tre fratelli che la compongono si chiamano Sette Grani di cognome. E stasera abbiamo qui dei tre. Fabrizio. Gli altri sono? Mauro e Flavio. Ciao Mauro, ciao Flavio. Ti hanno mandato avanti perché tu sei il leader o siete leader tutti alla pari? No, tra fratelli non c'è mai un leader, siamo tutti leader insieme. È bellissima questa cosa, no? Per esempio i Coldplay, che sono il gruppo che io preferisco ultimamente, hanno dichiarato che non c'è un leader. Non è il Invece nelle band degli anni 70 era sempre il cantante. Sì, no? Diciamo, il frontman sono io. Sei tu comunque il frontman. Quello che fa più interviste in genere, però le decisioni, diciamo, alla pari. Voi avete una storia, che siete siciliani di origine, sì, però siete cresciuti poi a Como. Siamo nati a Como. Non hai assolutamente l'accento siciliano? Posso provarci, va. Però esatto. E avete iniziato, avete fatto tantissime cose. Allora, dato che è una biografia veramente lunga, quella che mi hanno mandato, ma ricca di cose belle, tu riesci a condensarmi questo passato in un minuto e mezzo? Abbiamo realizzato 4 album nel nostro percorso dal 2006 ad oggi. Il primo album è stato un album in cui abbiamo sfruttato i social attraverso MySpace, i siti legati alla musica. Dopo ne parliamo bene. Webmail, eccetera. Poi abbiamo fatto tantissime esperienze live. E un viaggio in Polonia insieme a Guccini, con gli studenti. Con Guccini, grande maestro. Un'esperienza incredibile. Abbiamo suonato in Cina, abbiamo fatto Castrocaro ai tempi, insomma, abbiamo un'esperienza molto 4 ricca. Album, ragazzi, me ne ha portati 2, che mi ascolterò. E poi ho letto veramente che siete stati riconosciuti, cioè nel senso, vi siete messi veramente in mostra, per esempio, in America? In America sì, siamo arrivati attraverso centinaia di mail a web radio e radio universitarie americane, siamo arrivati in classifica, una radio del Portland, Twist Radio, e da lì poi varie radio in Australia. Quindi è più facile far suonare una radio in America che una radio network in Italia? Paradossalmente sì. Ragazzi. E soprattutto ti rispondono di più alle mail, tu scrivi e ecco, ti rispondono. Questo ha detto tutto. Parliamo di MySpace, perché molti ragazzi che ci staranno seguendo non sanno neanche che cos'è. Non è che è iniziato tutto con Facebook, ma è iniziato tutto con MySpace, che era un social come Facebook, mettevi la foto di profilo, ma era, diciamo, animato soprattutto da musicisti. Sì, era esclusivo per band, cantanti, artisti. E a quanto pare, da quanto mi stai dicendo tu, e ci credo perché i vostri risultati sono lì da vedere, veramente uno poteva magari essere notato da un musicista grande. Ecco, invece oggi è un po' troppo un catino questi social, perché trovi dentro di tutto, sia in Facebook molto che più dispersivo. Dispersivo, esatto, perché magari tu metti una roba musicale, ma la tua utenza sta cercando magari delle donne ignude da cliccare, oppure classico, qualcosa per ridere, vero? Per esempio la vostra foto che ha avuto più like, ci c'entra? Ma guarda, sul nostro Facebook la foto, una delle foto in assoluto, quando eravamo in Polonia in un supermercato abbiamo fatto la spesa, c'era una marmellata con una sigla particolare, che era la marmellata di fichi, ma in polacco è marmellata di figa.
e lì Ilai Carmanetta. E lì c'è stato veramente. Guarda, ma ci credo, perché io a volte metto, non so, la mia esibizione che ho scritto Vivo per lei, l'ho fatta magari in un teatro importante, però poi il video più cliccato è un video dove io di spalle tento di fare la pipì perché ero in autostrada e il mio amico mi ha fatto sto film. Allora è così, purtroppo. Un po' un delirio. Insomma, gli artisti fanno fatica, perché in questi social, che sono belli per tutte le persone, ed è anche giusto che le persone, diciamo, normali abbiano questo mezzo, però noi ci sentiamo a volte un po' bistrattati, e questa è la verità. Ed è un peccato per i sette grani, perché credetemi, sono veramente bravi. Per esempio la Cina in questo momento, sì, prima nel mondo, no? E voi c'è lì con i testi in italiano? Sì, noi abbiamo realizzato un album che... E qual è? Quello sulla memoria, che questo è dedicato qua, proprio al tema della memoria. Che si chiama Neve Diventeremo. Neve Diventeremo. Mm-hmm. In questo album è contenuta una canzone dedicata a una vicenda storica accaduta in Cina, quando i giapponesi cercarono di invadere la Cina, e noi abbiamo dedicato una canzone proprio alle vittime di questa guerra che hanno subito, civile soprattutto. E come mai vi ha colpito questa guerra, con tutte le guerre che ci sono, questa qua? Perché era un olocausto dimenticato in questo album, che è legato al tema dell'olocausto, della Shoah. Quindi avete anche suonato a Buchenwald? Abbiamo suonato a Buchenwald la canzone Neve Diventeremo, siamo stati premiati da Napolitano. Ma avete suonato proprio all'interno della... No, abbiamo girato il videoclip all'interno si del trova campo. Questo in YouTube. Sì, il videoclip della quindi, canzone. Neve Diventeremo, vediamo voi all'interno del campo del di concentramento. Sì, con immagini sobrie. Certo, non... E le immagini che poi sono state ricostruite, la scena dell'arresto, sembra un piccolo insomma, film. Insomma, siete anche molto impegnati come band. Cioè, non siete una band, diciamo, pop di canzoncine. Ma la canzone, la musica ti può ispirare una storia d'amore come una storia drammatica. Esatto, quindi ci sono canzoni più leggere e allora incontro il mio gusto, perché anch'io sono passato da cose impegnatissime a cose, quando ti esce la canzone gioiosa, leggera, ci sta. Quindi insomma, queste bellissime soddisfazioni di aver fatto anche dei videoclip importanti. Ma adesso il vostro obiettivo, no? Quale potrebbe essere? Perché non siete più di primo pelo, no? Tu e i tuoi fratelli, presso a poco, quanti anni avete? Dopo i 40? Sì, dopo i 40. Tutti e tre? Sì. E allora adesso i giovani di Sanremo non li potete fare, no? No. I talent non li potete fare. Direi di no. E che cosa rimane? La voglia di suonare? La voglia di suonare, adesso ho già prenotato per strada un angolino per suonare. No, ma onestamente, lascia perdere che c'è il Covid, non stiamo suonando, no? Ma dovesse finire questa roba, avete un giro di locali già, un'attività live fervida, oppure siete un po' fermi? Siamo un po' fermi come tutti. Adesso abbiamo idea di sia di fare dei brani nuovi in studio che di fare anche di pubblicare magari un vinile. E come la mettiamo con la concorrenza delle cover band? Anche questa è un po' una piaga, con tutto il rispetto per quelli che ne fanno parte, perché naturalmente chi fa la musica propria fa più fatica oggi a trovare spazio per suonare, perché solitamente magari la festa, il comitato preferisce la band che magari canta le canzoni di Eros Ramazzotti piuttosto che di un altro. Ed è un peccato questo, perché si uccide un po' l'inedito. Questo succede anche nei talent, dove spesso le prime fasi sono sempre sulle canzoni. E cosa pensi di questo discorso dei talent, della musica, della televisione, delle radio molto chiuse? Trovi che ci sia questa difficoltà? La difficoltà la troviamo. E cerchiamo anche noi di capire quali sono gli spazi dove promuovere la nostra musica. E sappiamo che è dura, che non abbiamo più 20 anni. Noi cerchiamo sempre di fare delle cose fatte bene, almeno cerchiamo di farle, dei bei videoclip, delle canzoni che hanno un senso, che hanno un messaggio. Senza chiederti come vivi, perché magari fai un altro lavoro, però tu sembri proprio un artista, cioè anche come sei vestito, anche come ti poni, quindi tu sei un artista. Noi abbiamo creato una scuola di musica. Stavo arrivando alla domanda, no? Ma la bolletta? Attraverso corsi di musica, abbiamo una scuola a Ogiate Comasco. Ogiate Comasco, vogliamo dire il nome della scuola? Magic Bass, dove insegniamo, io insegno canto e pianoforte, sono i miei strumenti, diciamo. Poi lavoriamo anche nell'ambito con persone disabili, lavoro in un centro psichiatrico, faccio musicoterapia. Quindi differenzo la mia attività musicale in vari ambiti e sono sempre esperienze. Quindi comunque vivete di musica, ragazzi. Viviamo di musica. Ecco perché
sembri un artista, lo sei, e comunque vivo. Ecco, attenzione, anche questo è un insegnamento, ragazzi, perché io questa trasmissione vorrei che fosse vetrina soprattutto dell'ospite, ma poi anche allargare e diventare collettiva, perché tanti amano la musica ma non sanno bene come può funzionare il futuro. Ecco, il futuro, cioè, non è solo fare i dischi, fare l'arte, cioè può anche essere fare musicoterapia, può aprire una scuola, insegnare. Attenzione, ragazzi, e ve lo dico, oggi come oggi più cose si sanno fare e più si arriva a quel gruzzoletto per poter dire io vivo di musica, e non è facile oggi. No, assolutamente. Quindi complimenti a voi, perché grazie. Avete comunque continuato nonostante aver sfiorato anche certi momenti l'esplosione, ma chissà mai che questa siamo possa qua, arrivare. Siamo qua anche per questo. Certo, io porto fortuna, perché quando incontrai Bocelli con il grande Michele Torpedine, suonava in un piano bar, e guarda cosa è successo. Non dico che è merito mio, però insomma, c'entravo anch'io. Hai scritto un capolavoro che l'ha portato a... C'entravo anch'io, quindi ne ho viste di persone che non avevano successo e poi sono esplose, e questo lo auguro a tutti quelli che vengono a trovarmi qui al palco è tuo. Adesso però, dopo tante parole, vogliamo sentirvi suonare e cantare con questa canzone così importante. Ti do 20 secondi, perché quasi sta per scadere il tempo, per dirmi due cose e poi l'ascoltiamo. Una canzone che abbiamo pubblicato lo scorso anno durante il Covid, durante questo isolamento molto più pressante di adesso, diciamo. E la canzone proprio rispondeva a un messaggio collettivo di stare insieme, di trasmettere quella vicinanza che non si poteva. Quindi non sarebbe mai stata scritta questa canzone se non ci fosse stato questo momento. No, diciamo che questa canzone è entrata proprio nel momento giusto, e il videoclip è stato un successo perché tantissimi fan che hanno collaborato a fare questo video. Anch'io ho fatto una roba simile. Noi non ci siamo in questo video, ci sono solo bellissimo amici, questo. E cantano loro. Cantano loro. Sì. L'hanno fatto anche i The Red Hot Chili Peppers. No, cioè, c'era un pezzo, però è carina l'idea. È carina l'idea. La guardiamo. Il palco è vostro, Sette Grani.
sei troppo grande tu per non credere di non essere stata mai così importante. Quando inciampano, perché te li pestano, quando ti sgambettano, resta in piedi, 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 molti sai li piegano, si arrendono e si siedono, però se in qualche cosa credi, tu non mollare, resta in piedi, nei periodi fragili. Nei tramonti inevitabili, con il vento forte a 30 nodi, devi rimanere in piedi in tutti i modi. A volte vince il male, tutto intorno cade, ma tu resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano tutti in piedi. Quando gli altri spingono e da dietro pogano, forte come levano, tu non cedi, resta in piedi, resta in piedi, tu non cedi, resta in piedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi, tu non cedi. Quando i piedi ballano, quando i piedi ridono, senti un bel solletico, li sopri poi gli piedi. Quando i piedi applaudono, con le mani in sincrono, ai concerti saltano, tutti in piedi. Resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi, nelle corse ostacoli, dei miracoli, il suolo si fa liquido, non c'è un artiglio solido, ma tu resta in piedi, resta in piedi, resta in piedi.